Il premio Ghislieri compie 10 anni. Il riconoscimento assegnato dall'Associazione Alunni con l'obiettivo di celebrare il merito scientifico e professionale dei propri laureati. Quest'anno è andato a due donne, Tiziana D'Angelo, Assistant Professor dell'Università di Nottingham, e Cinzia Zuffada, Associate Chief Scientist della NASA. Quanta soddisfazione c'è nel ricevere questo premio? C'è tantissimo onore, ma anche una quantità assolutamente smodata di emozione. Sono emozionatissima adesso, come non sono, penso, mai stata in tutta la mia vita, veramente. Io non mi sono mai considerata un cervello in fuga, nel senso che sono andata via prima, non sono mai rimasta effettivamente delusa dall'università, quindi sono andata via dall'Italia col sorriso e tra l'altro sempre con l'idea di rientrare. Quando sono andata via nel 2005, la mia idea era di andare a fare un master a Oxford e poi di tornare dopo 2 anni. Poi, siccome la vita succede, ho deciso di andare a fare un dottorato in America. Ma ancora una volta mi sono detta, vado a fare il mio dottorato in America e poi torno. Dopo il dottorato ho cominciato a lavorare e mi sono sempre detta, ma magari ritorno, perché in realtà io ho un... Sento un legame molto forte con l'Italia, sento un legame molto forte anche con l'università, con il mio maestro, con i miei amici. Quindi quello che direi ai miei colleghi è sicuramente che le esperienze all'estero mi hanno dato tantissimo, perché mi hanno insegnato moltissimi modi diversi per approcciare un problema. E questa per me è stata spesso una carta vincente. E un'altra cosa che mi hanno insegnato, le esperienze all'estero, mi hanno insegnato a fallire. Ho fallito un sacco di volte e ho imparato che è parte del gioco, e quindi quello che direi ai miei colleghi è di non aver mai paura di lanciarsi nel fare le cose, mai aver paura di fallire, perché è assolutamente normale. Quale emozione si prova nel ricevere questo premio? È l'emozione di rivedere un luogo così importante che ha sottolineato momenti importanti della mia carriera, della mia traiettoria anche personale, dove ho tantissime amicizie, l'importanza dei luoghi e il riconoscimento da chi appunto anche mi ha conosciuto e dal governance dell'Associazione Alunni del Ghislieri. Che messaggio lancerebbe a un ragazzo che entra in collegio oggi, quest'anno? Dovrei proprio dire a tutti di fare buon uso di tutte queste... tutta la ricchezza intellettuale che c'è negli individui, in tutta la comunità, dagli studenti più anziani che possono fornire un sacco di indicazioni e collegamenti molto utili, a quelli della proprietà, al mondo anche dell'amministrativo e della leadership del collegio, che sono ancorati con la tradizione di Pavia e la rete pavese. So che ovviamente lei terrà una lectio magistralis, so che si occupa anche di cambiamenti climatici nel suo settore, è un tema che in questi mesi, in questi anni ovviamente ha un grande risalto. Sì, e io parlerò appunto del ruolo dello spazio come piattaforma di misura e del ruolo appunto delle misurazioni sulla Terra, globali, continuative, che permettono di caratterizzare quello che sta succedendo, quindi di studiare, di capire cause ed effetti, di testare ipotesi e tesi, e che è necessario per poterci adattare e mitigare anche gli effetti dei cambiamenti climatici. Un traguardo importante, quello di 10 anni, ha sottolineato il presidente dell'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri, Emilio Girino, che segna la continua crescita della rilevanza del premio. Beh, innanzitutto, anche se 10 anni sono un non nulla a confronto alla nostra storia, che ne conta più di 450, è comunque un traguardo importante che segna anche la trasformazione di questo evento da semplice celebrazione interna a momento di riflessione, di confronto con la città di Pavia, con la comunità, con la società civile. Ecco, non facciamo quote rose, mi sia permesso dirlo con un minimo d'orgoglio, semplicemente perché noi la perfetta parità di genere la conosciamo da più di mezzo secolo, la inventammo nel 1953, prima ancora di Oxford e di Cambridge. Quindi il fatto che quest'anno ci sia un premio alla carriera che è rappresentato da una alunna è semplicemente una coincidenza di carattere calendaristico, nel senso che
noi siamo aperti da mezzo secolo alla piena parità, ma il resto della società ovviamente non lo era e quindi ci è voluto un po' di tempo.